Iniziamo questa terza settimana, perché sì, è proprio la terza settimana, facendoci però i complimenti per le 2 settimane passate, perché meritiamo veramente i complimenti. Ci siamo aiutati, ci siamo supportati, ci siamo mandati messaggi di incoraggiamento, ci siamo stimolati anche dandoci delle idee su cosa fare, su cosa portare avanti, e i risultati sono stati veramente straordinari. Quindi godiamoci pure dei complimenti e iniziamo questa terza settimana di blocco tenendo in considerazione un aspetto: dobbiamo tenere a bada la paura, perché siamo circondati da paura. Se accendiamo televisioni, se guardiamo social network, in questo momento c'è tanta paura in giro. Allora, la paura può essere una saggia consigliera, ci fa tenere la soglia d'attenzione al giusto livello. Io ieri, quando mi sono tagliato i capelli, che Elisabetta mi ha tagliato i capelli, gli ho trasferito la giusta dose di paura nel tagliarmeli, e in questo modo il risultato è stato abbastanza buono. No, è stato ottimale. A parte gli scherzi, la paura quindi può essere una cosa saggia, ma se è solo paura, diventa immobilismo, e se ci immobilizziamo abbassiamo anche le nostre difese immunitarie. Eh sì, perché la paura produce cortisolo, e il cortisolo abbassa le nostre difese immunitarie, e in questo momento noi abbiamo bisogno delle nostre energie ai massimi, e ancor di più delle nostre difese immunitarie, e quindi abbiamo bisogno di continuare a fare azioni. Quindi sì, un po' di informazione è corretta, ci fa sapere il giusto, ci fa andare nella giusta direzione, ma non dobbiamo esagerare, dobbiamo continuare ad agire, e soprattutto dobbiamo continuare a stimolarci e aiutarci e a sviluppare pensieri e messaggi propositivi, perché in questo momento essere propositivi è ciò che ci fa andare avanti e a pensare ad un domani luminoso. Continuiamo nella nostra propositività, restiamo produttivi. Io resto produttivo. Buona settimana.